L'essere umano, nel corso dei millenni, ha sempre cercato di raggiungere obiettivi e scoperte sempre più sensazionali, capaci non solo di accrescere il prestigio personale o della propria nazione d'appartenenza, ma anche di avanzare il più rapidamente possibile verso un futuro sempre più evoluto, sia nel contesto culturale che in quello tecnologico. Ma se molti riuscirono nel loro intento, plasmando indissolubilmente la conoscenza umana, molti altri sprofondarono nell'abisso del fallimento e del disastro, portando valorosi uomini nelle profondità del mare o nei luoghi più sperduti della terra. E quest'oggi, su Imperium, partiremo alla volta di un viaggio artico, avviato solo grazie al successo dei loro predecessori, che raggiunsero grandi obiettivi tra gli iceberg e le onde, ma che in questo caso conclusosi con uno dei disastri più famosi e misteriosi della storia delle esplorazioni. Preparate il vostro equipaggiamento e copritevi bene, perché non sapete cosa vi può aspettare un viaggio periglioso, proprio come quello della disastrosa spedizione di Franklin. L'Europa del 1815 aveva finalmente ricominciato a riprendere fiato dopo i lunghi anni di guerra che dallo scoppio della Rivoluzione francese alla definitiva sconfitta di Napoleone Bonaparte aveva straripato di sangue i grandi campi di battaglia. La Gran Bretagna, la più insistente oppositrice delle ideologie rivoluzionarie prima e delle ambizioni bonapartiste poi, aveva fino a quel momento non solo speso milioni di sterline per sostenere i propri alleati antifrancesi, ma anche ingrossato le fila di quella che era una delle marine più potenti del mondo, la Royal Navy, aumentando sempre più la propria flotta militare ed arruolando la moltitudine di marinai, molti dei quali con il metodo impressment, ovvero l'arruolamento forzato di civili tramite veri e propri rapimenti. Se volete avere più informazioni in merito, vi lascio nell'info box un nostro articolo che parla proprio di questo metodo poco ortodosso. L'impero riuscì a superare e sconfiggere i francesi in molteplici battaglie navali, due delle quali, oramai al limite del leggendario per la cultura di massa britannica, furono Aboukir e Trafalgar. Ma quando il piccolo imperatore venne definitivamente esiliato presso la remota isola di Sant'Elena, l'ammiragliato decise che era oramai giunto il momento di diminuire le spese degli equipaggi e della flotta, portando tra il 1814 e il 1817 l'organico della Royal Navy da 145.000 unità a solo 19.000. Inutile dire che in tutto il territorio nazionale nacque una forte crisi di disoccupazione del settore marittimo, ma a quanto pare l'impero britannico, ben deciso a detenere una flotta militare meno numerosa ma al tempo stesso più professionale, stava per dare ben presto il via ad un altro più animato periodo delle esplorazioni, con l'obiettivo di mappare gli ultimi lembi di terra che ancora erano sconosciuti a noi umani. Una delle mete più ambite era quella del passaggio a nord-ovest, un tratto di mare che, nel profondo nord del continente americano, avrebbe potuto, se agibile, accorciare i viaggi marittimi tra l'Oceano Atlantico e quello Pacifico, in un periodo in cui l'unico modo per compiere tale viaggio era superando Capo Horn, la punta più a sud del Nuovo Mondo, un percorso estremamente lungo che nazioni come la Gran Bretagna volevano accorciare a tutti i costi. Ma in tutta questa ambizione commerciale ed economica si poteva trovare anche un desiderio di sviluppo scientifico. Difatti, svariate nazioni internazionali, con il passare degli anni, si stavano coalizzando per ampliare gli sviluppi della ricerca al campo magnetico. Obiettivo che, se fosse stato raggiunto, avrebbe di certo migliorato i viaggi navali, rendendo sempre più dettagliata la conoscenza che si aveva del pianeta Terra. Tali spedizioni in ogni caso non erano certamente facili, dovendo affrontare alcuni dei mari più impervi del globo.
ed era quindi necessario utilizzare marinai esperti, equipaggiamento affidabile ed ovviamente comandare navi resistenti in grado di zigzagare agilmente tra gli iceberg e di sopportare i rigidi pack dell'Artico e dell'Antartico. Ed è proprio per questa ragione che molte navi militari in disuso, anziché abbandonate all'infausto destino del disarmo, potevano essere convertite per tali scopi. E due di queste, regine assolute di questo nostro racconto, stavano per subire lo stesso destino: l'Erebus e la Terror. Il 7 giugno 1826, presso i cantieri navali di Pembroke, in Galles, venne varata dopo 20 mesi di professionale lavoro l'HMS Erebus, bombarda della Marina Militare che venne gemellata alla già esistente HMS Terror. Nonostante quest'ultima avesse già una discreta esperienza bellica, ottenuta durante la guerra del 1812 contro gli Stati Uniti, era più piccola della sua nuova sorella, questa con uno scafo ancora più rinforzato, seppure fossero esteticamente uguali. Lunga 104 piedi e pesante 372 tonnellate, l'Erebus venne inviata presso il porto di Plymouth, venendo qui equipaggiata con il dovuto armamento bellico. Seppur rimase inattiva da qui in poi per un discreto periodo di tempo, 18 mesi per l'esattezza, venne infine equipaggiata con un ulteriore rivestimento di rame per prepararsi alla sua vera prima esperienza marittima. Il suo primo impiego fu prevalentemente un tranquillo periodo di pattugliamento sulle coste sudorientali del Mediterraneo, in un periodo dove le flotte combinate di Gran Bretagna, Francia e Russia avevano da poco sconfitto quella ottomana per sostenere l'indipendenza di quello che fino ad allora era un territorio dell'impero orientale, la Grecia. Questa routine continuò fino a giugno del 1830, periodo nel quale venne riportata presso il porto di Portsmouth senza una vera idea del suo prossimo futuro. Molti si aspettarono un prossimo disarmo delle due navi, nonostante la più giovane avesse pochissimi anni di vita. Ma ben presto il loro futuro sarebbe stato segnato positivamente grazie alle ambizioni scientifiche del tempo. Nell'estate del 1838 l'Associazione Britannica per la Scienza si riunì a Newcastle per parlare in merito del chiacchierato magnetismo terrestre. Gli esponenti dell'ente scientifica si erano decisi a scoprirne gli ultimi segreti il prima possibile, permettendo così di migliorare le bussole che avrebbero infine dato una decisiva svolta al mondo della navigazione, divenendo così la più precisa possibile. Dopo svariate insistenze, riuscirono quindi a convincere l'ammiragliato britannico ad organizzare una spedizione antartica, accrescendo quindi la possibilità di risolvere questo obiettivo scientifico. Da qui nacque irrimediabilmente una domanda fondamentale: chi mettere a capo della spedizione? Da tale domanda uscirono prevalentemente due nomi che allettarono la comunità scientifica. Due personaggi che dimostrarono capacità ed esperienze inimitabili, perfetti per una spedizione del genere: James Clark Ross e John Franklin. Il primo, soprannominato il più bell'uomo della marina, divenne famoso in parole povere dal desiderio di suo zio, John Ross, di recuperare l'onore perduto per un madornale errore del passato. Difatti John Ross, inviato già nel 1818 nel profondo nord delle coste canadesi per trovare il fantomatico passaggio a nord-ovest, si ritrovò al comando delle navi Isabella ed Alexander, quando ad un certo punto la situazione ambientale di quei giorni, presso la foce dello stretto di Lancaster, gli fece credere che dinanzi a loro si ergeva una grande catena montuosa che dimostrasse l'inesistenza di un passaggio verso l'Oceano Pacifico. Diede persino un nome all'inesistente catena montuosa, Monti Crocker, in onore del primo segretario dell'ammiragliato, e durante la via del ritorno intravide persino un altro immaginario golfo, soprannominandolo Baia di Barrow, in onore del più accanito sostenitore dei viaggi nell'Artico, John Barrow. Lasciandovi immaginare lo scalpore che causò questo madornale errore, causando un'onta pesantissima sulla carriera di Ross, quest'ultimo tentò di recuperare il suo onore con una nuova spedizione, questa volta finanziata dal finanziere e amico Felix Booth, importante produttore di gin che volle credere quelle spedizioni così impervie ed affascinanti. Partiti nel 1829, la spedizione fu la causa della scoperta dell'anonima penisola di Boothia Felix, unica penisola al mondo a detenere il nome di una marca di gin. Durante il tragitto, però, la spedizione rimase per circa un anno bloccata nel bel mezzo del pack artico, sostentati soltanto dalle tribù Inuit della zona che sempre aiutarono i viaggiatori bianchi durante la feroce ricerca di quel passaggio.
Ed è qui che incontriamo James Clark Ross, il giovane nipote di John, facente anche lui parte della spedizione, che partì dalle navi bloccate il 26 maggio del 1831, utilizzando delle slitte che lo avrebbero accompagnato con altri uomini per ben 28 giorni nel bel mezzo del ghiaccio. L'obiettivo di questa piccola spedizione nella spedizione era quello di cercare l'esatta ubicazione del polo nord magnetico, e raggiunti gli 89/90 gradi, il primo giugno comprese che più di così, con l'attrezzatura in loro possesso, all'avanguardia per quei tempi, non si poteva andare più avanti. Fino a quel momento nessun essere umano era riuscito ad arrivare così vicino a quella meta, permettendogli di incastonare la bandiera britannica in quel luogo, riportandoli presso la spedizione ancora bloccata nei ghiacci. L'equipaggio rimase comunque bloccato ancora per un altro inverno, portandoli a dover resistere alle intemperie per un terzo anno consecutivo. La situazione rimase stabile solo grazie al sostegno delle tribù locali, gli Inuit, che senza il loro aiuto avrebbero portato gli equipaggi a morte certa. Ma infine vennero ritrovati casualmente dalla baleniera Isabella, togliendoli dal mastodontico pack e permettendogli di tornare a casa dopo 4 anni di dura spedizione. Vennero accolti come eroi a Londra, incoraggiando ulteriori viaggi in quei luoghi impervi, ma nonostante John Ross recuperò l'onore perduto, cancellando dalle mappe quelle immaginarie montagne, quello che conquistò più fama fu il nipote, causando tra i due un'inevitabile frattura, cosa che tra l'altro convinse il giovane James a rifiutare il cavalierato per evitare le similitudini con il permaloso zio, già onorato di tale carica. L'altro nome ambito era John Franklin, ufficiale che fin da giovane dimostrò una discreta capacità al comando. Ottenendo esperienza durante le guerre napoleoniche, partecipando all'assedio navale di Copenaghen e alla battaglia di Trafalgar, apprendendo quindi sul campo le basi della scienza sul magnetismo, affrontò svariate spedizioni in quasi tutto il mondo. Prima ancora della sua fatale spedizione con l'Erebus e la Terror, Franklin ebbe già modo di tastare gli impervi ambienti dell'Artico. In primis, comandò una spedizione navale che venne bruscamente interrotta da iceberg sospinti dalle tempeste nei pressi di Spitsbergen, riportandolo in Inghilterra dopo soli 6 mesi dalla partenza. Un'altra invece fu ben più particolare, poiché venne fatta via terra per mappare il fiume Coppermine, che dall'entroterra canadese sfociava nel Mar Artico. Molti territori vennero mappati, ma in questo caso Franklin non seppe cogliere il momento adatto per tornare indietro, lasciando quindi che gli uomini della spedizione si ritrovassero ben presto nel pieno dell'implacabile inverno artico. Le scorte finirono e furono costretti a sfamarsi con mocassini di cuoio non conciato, arrivando sempre più ad una situazione insostenibile. 10 ricognitori morirono di stenti ed uno impazzì, sparando al cadetto Robert Hood e prima ancora, forse, macchiandosi di cannibalismo. Ma al rientro da questa difficile situazione, Franklin, anziché essere criticato per aver portato i suoi uomini all'estremo, venne elogiato per le sue scoperte, trasformando il suo diario di viaggio in un bestseller e ritrovandosi con il buffo appellativo di «uomo che si mangiò gli scarponi». Visto e considerato che Franklin in quel periodo aveva accettato l'incarico di vice governatore presso la terra di Van Diemen, l'attuale Tasmania, venne infine scelto James Ross per il comando della spedizione, avviando i preparativi di quello che sarebbe divenuto un viaggio periglioso ed irto di pericoli. Ed è qui che ritornano in gioco quelle due piccole bombarde che, apparentemente pronte ad un mero destino, vennero infine scelte per quel rigido viaggio. La loro grandezza moderata e la loro compattezza erano ideali per la navigazione tra gli iceberg e il pack, manovrando più facilmente rispetto ad una fregata o ad una baleniera dell'epoca. L'aggiunta di modifiche alle due navi, come lo scafo rinforzato ed un complesso sistema di riscaldamento interno, portarono l'Erebus e la Terror nelle mani di James Ross, che prese il comando della più giovane, e di Francis Crozier, abile ufficiale di marina che rimarrà sempre l'eterno secondo. A settembre del 1839 le due navi partirono infine da Londra e durante il tragitto raggiunsero luoghi come Madeira, Sant'Elena, isole Kerguelen e Hobart, compiendo ricerche naturalistiche, utili per la scoperta di nuovi animali e piante ancora sconosciuti, e costruendo gli osservatori magnetici che avrebbero servito alla comunità scientifica per i dati utilissimi alla regolazione del calcolo magnetico.
Proprio ad Hobart, nella terra di Van Diemen, porto tuttora prediletto per le partenze verso il Polo Sud, Ross ebbe modo di incontrare inevitabilmente Franklin, legandoli ad una profonda amicizia e dalla comune, bramosa lotta per la ricerca di luoghi ancora da scoprire. Dopo un primo periodo di ristoro presso la Tasmania, la spedizione di Ross riparte verso il loro primario obiettivo, ovvero l'Antartico, iniziando a scoprire sempre più territori da nominare come Capo Crozier, isola di Franklin, e non meno importante, Monte Erebus, imponente vulcano che anticipa la grande barriera australe, più avanti denominata Barriera di Ross. L'imponente barriera australe però impedì alle due navi di andare sempre più verso l'entroterra antartico, prive di una tecnologia ancora inesistente che gli avrebbe dato modo di poter almeno provare ad andare verso il polo magnetico sud. Ma in ogni caso furono i primi esseri umani conosciuti ad essersi avvicinati così tanto ad esso, raggiungendo comunque un traguardo ragguardevole e battendo due spedizioni straniere, quella francese comandata da Dumont Tourville e quella statunitense capeggiata da Charles Wilkes, entrambe intente a navigare proprio in quel periodo. Ritornati a Hobart e rifocillati per altri mesi dalla benevolenza mostrata dal collega esploratore Franklin, le navi ripartirono per provare a trovare un attracco lungo la titanica barriera di ghiaccio, ma non prima di aver sostato a Sydney e in Nuova Zelanda per la consueta costruzione di osservatori magnetici. Il viaggio si dimostra ancora più difficile del primo, costringendoli a dover fuggire dal pack a suon di picconate ed evitando imponenti iceberg che rischiarono seriamente di causare un affondamento. Le intemperie costrinsero Ross a ripiegare verso le Falkland, luogo scarno di popolazione che causò un ulteriore indebolimento del morale degli equipaggi, soprattutto dopo aver scoperto che avrebbero dovuto tentare un altro faticoso viaggio verso un polo sud che non voleva farsi trovare. Dopo quest'ultimo viaggio che porterà nient'altro che demoralizzazione, depressione ed un entusiasmo oramai svanito del tutto, James Ross comprende che è il momento di tornare a casa, raggiungendo Londra dopo ben 4 anni di viaggio e venendo accolti eroicamente, soprattutto grazie ai risultati raggiunti e dai campioni scientifici recuperati e portati in patria. Nonostante un viaggio estremamente pericoloso, dove ammutinamento e penuria di viveri erano sempre dietro l'angolo, con gli scafi spesso e volentieri costretti a schiantarsi contro colossali pezzi di ghiaccio, la spedizione venne presa come un grandioso successo, portando in auge una fama sempre più imponente dell'impero britannico e dello stesso Ross, non più restio ad accettare finalmente la carica di cavaliere e giurando che non avrebbe più preso il comando di alcuna nave. Tale evento non fece altro ovviamente che incentivare la Gran Bretagna ad organizzare il prima possibile una nuova trionfante spedizione, questa volta verso uno dei suoi obiettivi più importanti che abbiamo già citato, il passaggio a nord-ovest. Oramai nessuno pensava ad un ipotetico fallimento e nessuno si immaginò quale tragico evento avrebbe sconvolto quel prossimo mortale viaggio verso il profondo nord. Prima di continuare in questo viaggio glaciale, vi rubo solo un attimo del vostro tempo. Dietro la produzione di questo documentario storico e degli altri video di questo canale YouTube è proprio Good Side Vintage, il nostro progetto editoriale che ha l'obiettivo di aprire una casa editrice dedita alla pubblicazione di libri, fumetti, giochi da tavolo e molto altro, svariando su più argomenti come storia, cultura nerd e la lista è lunga. Se volete sostenere il nostro progetto ed i nostri documentari, seguiteci su tutti i nostri social, dove tra l'altro carichiamo i nostri articoli del nostro sito internet www.goodsidevintage.com e se volete offriteci pure una pinta su Ko-fi. A fine video vi lasceremo il nostro trailer, 1 minuto e mezzo che vi spiegherà al meglio tutto il nostro obiettivo. Ma per ora torniamo subito a quello che fu in tutto e per tutto uno dei più grandi disastri del mondo dell'esplorazione. Conclusa l'epopea di Ross, il già citato John Barrow fece il possibile per avviare il sogno che avrebbe coronato trionfalmente il suo pensionamento: inviare l'ultima e decisiva spedizione alla volta dell'ultimo tratto mancante del passaggio a nord-ovest. Convincendo ammiragliato e comunità scientifica di quanto mancasse poco a svelare quegli ultimi lembi di mare che dividevano l'Atlantico con il Pacifico, si iniziò ad organizzare il più meglio organizzato viaggio che l'Inghilterra avesse mai osato pensare.
Ora che Ross si era ufficialmente ritirato dalla carriera navale, gli organizzatori non ci misero molto a proporre come comandante del viaggio il già famoso John Franklin. L'ex vice governatore della terra di Van Diemen, già ritornato in patria dopo quelle che lui ritenne delle calunnie contro la sua persona e la sua carica, era difatti intento a voler tornare a compiere un'ultima grande impresa esploratrice. Uomo oramai sulla cinquantina e divenuto inevitabilmente corpulento per via del lungo allontanamento dalla carriera navale e dello stress che ne scaturì, venne in ogni caso incentivato dalla ben ambiziosa moglie, Lady Jane Griffin, filantropa londinese che era disposta a tutto pur di vedere suo marito e soprattutto il nome della famiglia arrivare ad imprese eroiche. Nonostante l'esperienza di Franklin oramai ben lontana, l'ammiragliato e John Barrow vollero cedergli l'incarico, assicurandogli certamente un posto nella storia. Divenute oramai due imbarcazioni famose in tutto il mondo, gli organizzatori non dubitarono un secondo sulla scelta dell'Erebus e della Terror come mezzo di trasporto, potenziandone ulteriormente l'equipaggiamento. Scafo rinforzato, riscaldamento ancora più all'avanguardia e l'aggiunta di motori a carbone per affrontare con più spinta il pack artico, attrezzature che per l'epoca erano da definirsi all'avanguardia. Per l'equipaggio invece vengono fatte due scelte fondamentali che molto probabilmente sono una delle cause del disastro imminente. Il primo è Francis Crozier, già capitano della Terror durante la spedizione di Ross. Un ufficiale competente ed esperto, certo, ma in quel periodo ancora scosso da una forte depressione dovuta ad un rifiuto amoroso proprio durante la sua permanenza ad Hobart. Il secondo, ancora più grave, è James FitzJames, fidato amico di Franklin che si occuperà del grosso dell'arruolamento, optando per amici fidati piuttosto che per personale esperto. Questa è un'opzione non del tutto possibile da confermare, ma molti storici sono d'accordo su tale madornale scelta. Il periodo progressista che stava vivendo il popolo britannico di quell'epoca, che avrebbe raggiunto l'apice pochi anni dopo con la famosa Esposizione Universale, era comunque un'ardente fornace da ravvivare costantemente con le grandi scoperte conquistate dalle navi di Sua Maestà. L'ammiragliato lo sapeva ed era ben decisa a rendere quel viaggio il successo più grande, alimentando fino al giorno della partenza la curiosità con articoli di giornale e visite guidate all'interno delle due navi. Si arriva infine al fatidico 9 maggio 1845. Quando le due navi, Franklin e l'intero equipaggio, salparono da Greenhithe, salutando infine una Gran Bretagna che mai più avrebbero rivisto. Dei 24 ufficiali e 110 uomini si hanno notizie fino alla loro ultima fermata ufficiale, presso il porto danese di Disco, dove recuperarono le ultime provviste utili per almeno 3 anni di navigazione, lasciando infine il porto domenica 13 luglio 1845. Vennero solo successivamente avvistati dalla baleniera Eagle il 19 luglio presso la baia di Baffin e pochi giorni dopo dalle Enterprise e Prince of Wales. L'Enterprise ebbe persino modo di affiancarsi con le due navi, avvenimento nel quale il capitano Martin riuscì a colloquiare con lo stesso Franklin, fiducioso di raggiungere lo stretto di Lancaster entro agosto. Da lì in poi non ci furono più notizie, arrivando quindi al 1847, anno in cui in patria si iniziò ad avere serie preoccupazioni per le sorti della spedizione. I primi ad invocare un immediato intervento della Marina per i primi soccorsi furono il capitano Beckey e lo stesso James Clark Ross, inizialmente ignorati dall'ammiragliato perché per spedizioni del genere ci volevano alcuni anni prima di ottenere i primi segnali di successo. La miccia della preoccupazione però divampò ben presto, portando la stessa Lady Jane Franklin ad invocare un repentino intervento. Durante la stagione tra il 47 e il 48, i membri della Marina, infine, imbarazzati per la loro mancanza di intervento, si misero all'opera per avviare subito le operazioni di soccorso per le navi scomparse. La prima fu quella del capitano Moore al comando della HMS Plover, intenta a scandagliare la zona dello stretto di Bering sulle coste dell'America Russa, che poi sarebbe divenuta Alaska. La seconda fu una spedizione via terra comandata da Sir John Richardson, amico e coetaneo dello stesso Franklin, e dal dottor John Rae,
che seguì il fiume Mackenzie fino alla costa, cercando tra i canali dell'Artico possibili indizi, senza però successo. Infine la terza venne capeggiata dallo stesso James Ross, assillato dalle continue lettere della moglie di Franklin e prendendo il comando dell'Investigator e dell'Enterprise. Quest'ultima spedizione raggiunse nel 1848 lo stretto di Lancaster. Là il ghiaccio non fece altro che impedirgli un adeguato avanzamento delle ricerche. Riuscirono a prepararsi per l'inverno presso l'isola di Somerset, a Port Leopold, inviando alcune slitte per la ricerca, ma anche in questo caso senza successo. Distrutti dal rigido inverno, Ross fu costretto a tornare in patria, smettendo di ascoltare le insistenze di Lady Franklin e tornando dalla sua famiglia. Jane Franklin non si arrese neppure davanti a questo nuovo insuccesso, sponsorizzando a pieni polmoni la necessità di continuare le ricerche. Ma se persino un veterano come Ross era stato costretto alla resa, le possibilità di ritrovarli in vita parevano praticamente azzerate. Altri anni passarono e dopo 5 anni, per l'esattezza 23 agosto 1850, vennero trovate le prime tracce della perduta spedizione. Il capitano Erasmus O'Malley della HMS Assistance trovò presso l'isola di Devon provviste navali abbandonate, pezzi di abiti stracciati e persino un cairn. Una piccola colonna di pietre al cui interno solitamente si inserivano messaggi di soccorso per le navi di passaggio, ma al suo interno non trovarono nulla. La vera tetra scoperta però venne fatta su un'altra spiaggia dell'isola, quando la nave Lady Franklin, nome dedicato proprio alla moglie dell'esploratore scomparso, trovò 3 tombe. Le lapidi segnavano i nomi di John Torrington, 20 anni, primo fuochista della Terror, John Hartnell, 25 anni, marinaio di prima classe dell'Erebus, e William Brain, 32 anni, Royal Marine dell'Erebus. Sulla tomba di quest'ultimo vi si può trovare ancora oggi la scritta «Sceglietevi oggi chi servire», Giosuè 24:15. John Rae, il già citato comandante della spedizione di soccorso via terra, trovò con una delle sue pattuglie, presso la costa ovest dello stretto di Victoria, 2 pezzi di un possibile relitto, un supporto di quercia ed una parte di un pennone, attaccata ad una fune con 2 bullette di rame. Neanche a dirlo, sulle 2 bullette vi erano incise delle frecce, inconfondibile segno che fossero di proprietà della Royal Navy. Sempre lo stesso Rae, nel 1854, mentre stava cercando di compiere delle rilevazioni in quei luoghi così remoti, incontrò degli Inuit che gli raccontarono di un grande gruppo di uomini bianchi oltre il grande fiume ad ovest. Per di più, confermarono il loro racconto donandogli un gallone d'oro di un berretto da ufficiale di marina, prova che dimostrò l'abbandono delle 2 navi per continuare il viaggio via terra. Presso la baia di Pelli reincontrarono gli Inuit e da loro comprarono altre prove confutabili del loro passaggio, come una forchetta ed un cucchiaio d'argento che poi si scopriranno essere appartenute proprio a Crozier, il capitano della Terror. Tra gli oggetti trovarono addirittura la medaglia dell'Ordine del Guelfo di Hannover, appartenuta proprio a Franklin, ed altri oggetti personali dell'equipaggio, recuperando dai nativi altre importanti informazioni. Raccontarono infatti che 4 inverni passati, quindi intorno al 1850, incontrarono una 40 di uomini bianchi intenti a trainare una piccola barca, comandati da un ufficiale che, in base alla loro spiegazione, parve proprio quello che era il capitano Crozier. Dissero che avevano contrattato con loro per della carne di foca, spiegandogli infine che avevano abbandonato la loro nave, o le loro navi, rimaste bloccate tra i ghiacci, e che si stavano dirigendo verso sud in cerca di cibo. Altri incontri con gli utilissimi Inuit vennero fatti, e Rae riuscì a scoprire l'esistenza di un loro accampamento ricolmo di morti, portandoli immediatamente a raggiungere quel luogo spiegato dai nativi. Quando raggiunsero l'accampamento, trovarono uno spettacolo terrificante. Collocato presso l'estuario del Great Fish River, l'accampamento era oramai disseminato di ossa e attrezzature in mezzo alla neve. Ma esaminando meglio ciò che rimaneva dei corpi ed il contenuto di alcune pentole abbandonate, Rae comprese appieno l'estrema risorsa che i sopravvissuti dovettero attuare per tentare di sopravvivere, quella del cannibalismo. Nonostante la notizia disumana, John Rae ritornò a Londra per raccontare il tragico evento, senza però fare i conti con i media dell'epoca che non erano disposti in alcun modo a credere che dei valorosi marinai inglesi avessero potuto attuare un atto così barbaro.
Lady Franklin fece di tutto pur di rovinare la nomea di Rae, facendosi aiutare persino dal famoso scrittore britannico Charles Dickens, che inorridito da tali notizie scrisse sul Household Words un acceso articolo sul fatto che non si poteva dar credito ad una manciata di persone incivili e volgari, abituate al sangue e a piagnucolare. Rae, che tentò in tutti i modi di difendere la sincerità degli Inuit, venne completamente diffamato dalla stampa inglese, condannando l'uomo che aveva trovato la verità ad un triste oblio, venendo infine seppellito la sua morte nella sua isola natale di Mainland, nelle Orcadi. Nel 1857 la Fox, sotto il comando del capitano McClintock, partì per l'ennesima spedizione di salvataggio, iniziando la ricerca dall'isola di Guglielmo con l'ausilio delle slitte. Incontrarono anche in questo caso gli Inuit, scoprendo di una nave costretta alla riva dal ghiaccio poco più a sud, al cui interno trovarono solo il corpo di un uomo molto grande e dei lunghi denti. Presso Capo Felix, il 3 maggio 1859, trovarono un cairn circondato da quello che fu un accampamento. In questo caso trovarono un documento, ma il clima impervio del luogo era riuscito a far sbiadire totalmente le scritte, rendendolo oramai inutile. Trovarono comunque lungo la costa una miriade di oggetti come occhiali, rotoli di tabacco e così via, segno che avessero abbandonato frettolosamente l'accampamento per dirigersi, forse, verso la loro nave. Ma è il 6 maggio di quello stesso anno che fanno la scoperta più importante. Un cairn con finalmente un messaggio leggibile. Conosciuto in tutto il mondo come il biglietto di Victory Point, è in tutto e per tutto un modulo regolamentare della Marina dato in dotazione alle spedizioni per lasciare messaggi lungo il tragitto. Sul suddetto foglio era stato inizialmente scritto un messaggio rassicurante da Fitz James, precisando che la spedizione stava avanzando senza problemi e che avevano raggiunto il lato ovest dell'isola di Cornwallis. Venne segnata come data il 28 maggio 1847, ma si ritiene che sia errata poiché le prove sembrano non combaciare, segno che l'equipaggio fosse già totalmente disorientato. Per di più, non venne scritta dal capitano Franklin, incoraggiando gli storici a sostenere che già non fosse in buona salute. Sempre sullo stesso foglio, però, venne fatta una seconda annotazione, trovando come data il 25 aprile 1848, quindi 11 mesi dopo il primo scritto. E firmato sempre da Fitz James, con un messaggio ben più disperato. Erebus e Terror abbandonate il 22 aprile, 5 leghe più a nord-nord-ovest. 105 marinai sono sotto il comando di Crozier e Franklin è morto l'11 giugno 1847. Poi il foglio si conclude con l'annotazione dello stesso Crozier. Domani 26 partiamo per il Blackfish River. Oltre a questo importantissimo documento, McClintock trovò altre prove, come una barca abbandonata in mezzo ai ghiacci, al cui interno scoprirono due corpi, vari oggetti personali ed il famoso Peglar Papers, il diario personale di Harry Peglar, che tra le sue pagine si possono trovare scritte con il passare del tempo sempre più indecifrabili, segno di quanti membri dell'equipaggio avessero iniziato ben presto a delirare. Le sue scoperte vennero infine elogiate in patria dopo il suo rientro, premiato persino dalla regina Vittoria con la Patron Medal, differentemente da Rae che venne ingiustamente rinnegato per una macabra ma pura verità. Ma in tutto questo oramai era chiaro per tutti che non c'era più nulla da fare. L'intero equipaggio della spedizione di Franklin era ormai perito nell'impresa, mentre le due navi perse per sempre. La domanda che attanaglia tutti è ovviamente una: come ha fatto la spedizione di Franklin a raggiungere un destino così disperato e fallimentare, nonostante fossero state equipaggiate con l'attrezzatura migliore che il mondo potesse avere in quel periodo storico? Beh, ci sono svariati punti che con il passare del tempo hanno dato sempre più informazioni in merito, analizzando le scoperte dei soccorritori di metà 800 e attuando moderne ricerche scientifiche e anche congetture. In primis venne attuata nel 1984 una spedizione al comando di Owen Beatty che raggiunse l'isola di Devon, dove si trovano ancora oggi le tre tombe già citate. Riesumando i tre corpi, ancora praticamente intatti e con il proprio vestiario integro, poterono analizzare i capelli ancora presenti, trovando al loro interno preoccupanti dosi di piombo. Collegando la modesta quantità di cibo in scatola ancora integro abbandonato lungo il tragitto dagli uomini di Franklin, si poté arrivare alla congettura che quelle confezioni di latta, vendute dall'azienda dell'ungherese Steven Goldner, fossero state frettolosamente sigillate in malo modo, permettendo quindi al piombo utilizzato per chiuderle di colare al loro interno.
Qui si deve anche dare la responsabilità agli organizzatori della spedizione che, nonostante avessero fatto il possibile per rendere le due navi ampiamente equipaggiate con mezzi eccellenti, andarono a risparmiare sul cibo che alla fine venne buttato dall'equipaggio in pieno mare artico, dimezzando considerevolmente le loro provviste. Altro problema, già specificato poco fa, fu la decisione di lasciare a James Fitzjames la scelta dell'equipaggio, preferendo selezionare fidati amici e compagni di whisky anziché validi esperti delle spedizioni artiche, come quelli che già parteciparono alla spedizione che Ross effettuò anni prima nell'Antartico. L'inesperienza degli ufficiali, la depressione di Crozier e gli acciacchi di Franklin molto probabilmente fecero il resto, portando l'intera operazione ad un tetro fallimento. E non dimentichiamoci il raccapricciante particolare del cannibalismo. Individuato il sito nel 1992, rinominato sito NGLJ2, sulla costa occidentale dell'isola di Re Guglielmo, vennero confermati dagli archeologi, come la scienziata forense Anne Kenlyside, la presenza di almeno 400 tra ossa e frammenti ossei. Su alcuni di essi, infatti, si trovarono segni evidenti di denti umani, dimostrando la veridicità di quanto detto da Rae, ingiustamente beffeggiato. Nel 2014, comunque, dando più valore ai racconti Inuit che ancora custodiscono i racconti dei loro antenati, perlustrazioni finanziate dal governo canadese e da National Geographic riuscirono ad identificare il relitto ancora in perfette condizioni a pochi metri sotto il livello del mare dell'Erebus. Presupponendo che gli alberi della nave, fin tanto che resistettero, potevano scorgersi tranquillamente dalla terraferma. La posizione del ritrovamento era completamente più a sud rispetto alle coordinate lasciate da Fitzjames. Questo non è però da considerarsi un errore del deceduto ufficiale, ma semplicemente un'intromissione dei ghiacci che, non avendo distrutto lo scafo, si ritirò e permise alle due imbarcazioni di navigare senza anima viva al proprio interno, portate dalle correnti fino al luogo del loro definitivo affondamento. Arenate un'ultima volta, queste vennero saccheggiate con il passare del tempo dagli Inuit locali, fin tanto che galleggiarono, lasciando all'interno oggetti ancora perfettamente conservati come il timone, cannoncini e molto altro che potrebbero dare un'ulteriore svolta ai misteri che ancora si annidano in questo tragico avvenimento. Solo 2 anni dopo è la volta della sorella Terror, scovata infine nella, guarda la coincidenza, Terror Bay, una piccola insenatura dell'isola di Re Guglielmo. Oggi il passaggio a nord-ovest è un tragitto marittimo trafficato in alcuni periodi dell'anno, sebbene il riscaldamento globale stia diminuendo i ghiacci che vengono affrontati dalle moderne ed imponenti navi rompighiaccio, sostenute tra l'altro da colossali motori che di certo non potevano essere minimamente pensati nella metà del XIX secolo. Questo iconico passaggio, superato per la prima volta solo nel 1906 dal norvegese Roald Amundsen, rimane comunque la tomba di questi sfortunati marinai. Monito per il loro tragico destino, oltre l'utilissimo libro Il mistero dell'Erebus dell'attore britannico Michael Palin, ricolmo di preziose informazioni che sono state vitali per la realizzazione di questo video, è possibile trovare il memoriale dei dispersi marinai presso la Old Naval College di Greenwich, Londra, luogo che sicuramente vorrò visitare appena ne avrò l'occasione. Era stato dedicato a Sir John Franklin, sempre a Londra, in Waterloo Place. Ciò è quello che rimane di quegli uomini, il ricordo di un periodo storico dedito alla ricerca degli ultimi frammenti di terra ancora sconosciuti, coronata da grandi successi, come quello di James Clark Ross, e di tragici fallimenti, come quelli degli sfortunati uomini di John Franklin. Vi ringraziamo vivamente per il tempo passato insieme a noi tra i mari glaciali dell'Artico. Ci vediamo in un prossimo documentario targato Good Say the Vintage, e che il vintage sia con voi. Che cos'è Good Say the Vintage? Good Say the Vintage è il progetto editoriale tutto italiano con l'obiettivo di aprire una casa editrice pronta a pubblicare i lavori di creatori di contenuti come scrittori, fumettisti e game designer. Il tutto per affrontare l'oscurità che cela i grandi sognatori in cerca di un porto sicuro. Oltre a pubblicare giochi da tavolo, fumetti, libri e chi più ne ha più ne metta,
Vogliamo pubblicare un mensile di argomentazione generica che dia la possibilità di avere il proprio spazio con interviste, articoli e molto altro. Per non parlare di un podcast professionale con possibilità di interazione con il pubblico ed un angolo di supporto per chi ha bisogno di consigli su come sviluppare i propri progetti. E se vi chiedete come far sì che tale progetto si realizzi, beh, seguiteci sui nostri vari social, dove troverete articoli di cultura nerd e non solo, documentari storici, recensioni e la lista è lunga. E perché no? Offriteci una bella pinta su Ko-fi, che non fa mai male. Il sogno di veder pubblicato il vostro progetto è a portata di timone. Good Say the Vintage, il progetto editoriale dei sognatori per i sognatori.